Io a questo punto darei la parola a Samuele Nannoni, vicepresidente di Prossima Democrazia, Laboratori Deliberativi APS. Sì, salve a tutti e grazie dell'opportunità. Dunque, parto con un argomento un po' folle. Non so quanti di voi sono stati in bagno qui e a me mi ha colpito il cartello che c'è, che conclude, si conclude con una frase che la cura di questo spazio va a beneficio di tutti. E mi sono interrogato, mi sono chiesto, ma chi è che sporca questo bagno? E soprattutto chi va in bagno? Allora, sono tre categorie, no? Cioè l'avventore casuale, tipo me, oggi non sono mai stato in questo bagno, probabilmente mai ci tornerò. Cioè l'avventore abituale, che ci lavora, che lo frequenta, insomma, più volte al giorno, e chi lo pulisce. Allora io ho fatto questa riflessione. Questo bagno è una comunità, magari la città di Firenze, no? Il comune. E chi sono questi tre attori? Allora, l'avventore casuale, non so, potremmo definirlo ad esempio il turista, chi è di passaggio. Non possiamo fare affidamento su chi è di passaggio per la cura e la tutela, no, di ciò che ci è comune. L'avventore abituale, che è il cittadino, io sono cittadino di Firenze, però magari, non so, io sto nel quartiere 2, vado nel quartiere 4, magari ci vado una volta all'anno, è un esempio, ovviamente banalizzo, però magari non mi curo più di tanto, no, di se faccio un'azione piuttosto che un'altra in quella parte della mia stessa comunità. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare alla terza opzione, chi pulisce il bagno, cioè chi ha una responsabilità diretta nella cura, no, della comunità o del bagno. Ecco, il punto dove voglio arrivare è che forse avere un grado di responsabilità, se non per sempre, ma diciamo per una fase, benché breve, nella vita del cittadino verso la propria comunità, forse appunto responsabilizza nella cura di questo spazio. Dopo questa piccola riflessione scaturita dal bagno, che è sempre fonte di ispirazione, oggi qui diciamo io mi concentro sulla parte, no, di democrazia deliberativa. Devo dire che già, insomma, il professor Solivia ha detto molte delle cose che io mi ero segnato, provo ad aggiungere qualche dettaglio in più. Ovviamente io, così come l'associazione rappresenta, e non a caso si chiama Prossima Democrazia Laboratori Deliberativi, pensiamo che rispetto alle altre diciamo, formule in cui si manifesta la democrazia, che sono sostanzialmente quella elettiva e quella diretta, la democrazia deliberativa abbia un potenziale partecipativo superiore e più completo a quello delle altre due formule. E questo per un motivo molto semplice. Mentre la democrazia elettiva, nel senso del momento elettivo, così come quella diretta, si esplica in un voto, quindi sostanzialmente in un'azione che avviene in un dato momento e che può benissimo non essere preceduta da, ad esempio, un'adeguata consapevolezza, un'adeguata formazione, un'adeguata informazione, la democrazia deliberativa, come spiegava anche il professore che mi ha preceduto, è un concetto molto più complesso, molto più ricco. Si identifica, secondo me, in alcuni concetti chiave, che provo qui a riassumere, che mi verrebbe da dire che sono il tempo, l'informazione bilanciata, il dialogo, l'ascolto e l'impatto. Allora, la democrazia deliberativa si traduce in processi che, per definirli solo partecipativi, è un po' riduttivo, come diceva il professor Solidi, perché sono molto altri, in cui in un dato di tempo che deve, diciamo, avere una durata consona a consentire cosa? A consentire che le due fasi classiche, tipiche del processo deliberativo, appunto, vengano espletate in modo consono. Le due fasi centrali sono quella formativa e quella per l'appunto deliberativa. Allora, nella fase formativa, generalmente, lo dice il termine stesso, i partecipanti, cioè i cittadini, si confrontano e soprattutto, diciamo, ascoltano il parere, la testimonianza di personale esperto, tecnico, portatore di interesse nel quadro di un'informazione bilanciata. Questo è ovviamente fondamentale, a cui segue la fase vera e propria deliberativa, che appunto non significa decisione, deliberazione, generalmente assume una forma, e la forma importante, poi ci torno, di tavoli, cittadini appunto suddivisi a tavoli, facilitati quindi e moderati, in modo che la discussione sia, segua diciamo una certa,
certe regole, all'insegna di cosa? Dell'ascolto del dialogo. L'assetto appunto, diciamo, dialogico deliberativo, non a caso si identifica, teso a far sì che dalla deliberazione escano proposte, idee, raccomandazioni alle istituzioni. Il tempo è un elemento fondamentale perché, diciamo, a mio avviso, per la mia esperienza e per i miei studi, per fare qualcosa di qualità non si dovrebbe ridurre, diciamo, queste due fasi di un processo deliberativo a 2 mezze giornate. Sarebbe opportuno avere almeno 2 giornate per ciascuna di queste 2 fasi, cioè per la fase formativa e per quella di deliberazione. E poi c'è il concetto di impatto, che secondo me è fondamentale, nel senso che allora, la democrazia, come dicevo, in tutte le sue espressioni, è sia forma che sostanza. Io faccio sempre l'esempio dell'Iran, cioè l'Iran, in Iran ci sono le elezioni, ma quanto queste elezioni sono elezioni di forma? No? E quanto elezioni di sostanza. Il rischio nella democrazia deliberativa è che si dia molto peso alla forma e poco alla sostanza. E c'è il rischio di un confine molto labile tra il valore sociale e il valore politico dei processi deliberativi. Cosa voglio dire? Voglio dire che i processi deliberativi, per la forma che spiegavo prima, rappresentano un'esperienza socialmente stimolante, nuova, i cittadini che vi partecipano trovano delle dinamiche che nella vita quotidiana magari non conoscono, cioè mettersi a un tavolo con degli sconosciuti, partire a posizioni diverse e vedere che dopo appunto un paio di giorni, un paio di giornate di formazione e poi di discussione si può arrivare, no, a qualcosa di... Generalmente questo non appartiene alla nostra quotidianità, dove ciascuno parte dalle proprie posizioni preconcette, è più facile lo scontro, no? Piuttosto che il confronto per approdare a qualcosa di condiviso. Quindi l'esperienza sociale è forte. Il rischio è quello di, diciamo, non dare sufficiente peso all'impatto e del valore politico, perché alla fine si dovrebbe trattare di processi con forte valore politico. Quindi il rischio è quello di far sì, di vedere questi processi come più un qualcosa con un valore sociale, formale, piuttosto che sostanziale e politico. E quindi sostanzialmente di percepirli come una sorta di esperimento sociale. Tutto questo come può essere risolto? In buona sostanza con proprio quello che diceva il professor Floridia, cioè con una sorta di patto, no, tra amministrazione e cittadinanza. È un patto ovviamente ex ante, cioè nel senso prima del processo, una qualche sorta di impegno, e qui riprendo anche un passaggio toccato da Kerry, scusi, la qualifica, Gary, scusi. Nel senso, un impegno a cosa? Non ovviamente, come a volte si tende a pensare, a garantire o assicurare l'approvazione della raccomandazione, no? Cioè, non si tratta di garantire o assicurare, non lo si può fare ex ante, proprio perché il decisore di ultima istanza nel nostro ordinamento è l'organo eletto. Ma a garantire, casomai, cosa? L'impegno, come diceva il professor Floridia, a esaminare, studiare, valutare, se del caso emendare, se si rifiuta a spiegare il perché, cioè rendere tutto in un clima di evidenza e di trasparenza. Anche perché altrimenti si rischia di produrre un effetto quasi opposto, cioè nel senso di produrre quasi più sfiducia nel cittadino che ha partecipato e che poi non si vede appunto ritornare, no, un effetto pratico alle proprie decisioni. Appunto di vederlo trasformato in un mero esperimento sociale. A questo punto si pongono 2 questioni fondamentali, che sono 2 domande, il quando e il chi. Il quando è quando, la domanda è quando si deve fare deliberazione, perché non è così scontato. La parola stessa, appunto, si diceva prima, deliberare viene prima della decisione, quindi la risposta è prima. Tant'è che si dovrebbe parlare in termini di coprogettazione, cioè il processo deliberativo dovrebbe essere finalizzato a una coprogettazione di una decisione, di una politica pubblica, a venire quindi prima. Qui secondo me c'è ancora nella cultura nostra, non so se definirla italiana, occidentale, un po' un retaggio culturale che spesso e volentieri fa sì che si veda nella partecipazione
quasi una perdita di tempo. Cioè non si investe in partecipazione, il tempo investito in partecipazione rischia quasi di essere una perdita di tempo perché è necessario arrivare quanto prima alla decisione, no? Il tempo, la fretta, eccetera. Questo è appunto probabilmente uno scoglio di tipo culturale, cioè vedere il processo partecipativo come una parte integrante del processo decisionale. Facendo, diciamo, questo salto, ecco che non viene più percepito appunto come una perdita di tempo o alla stregua. Oltretutto, basterebbe anche riflettere su il risparmio, anzi di tempo, che talvolta, diciamo, avere una partecipazione ex ante comporta rispetto poi a misure che si devono adottare ex post, quando si hanno problemi e si è, magari si deve, la cittadinanza anche può attivare strumenti come l'inchiesta pubblica, come l'istruttoria, che vanno a Il intervenire. ricorso giudiziario al Ecco, i TAR. ricorsi giudiziari che devono intervenire nel mezzo, se non addirittura dopo. Ecco, quindi semplifichiamoci le cose, diciamo, partiamo, facciamola prima, no? Questo coinvolgimento. E ultimo punto, per me, per noi, molto importante, chi partecipa? Allora, innanzitutto tornando alla differenza tra democrazia deliberativa e elettiva barra diretta referendaria, ovviamente qual è l'evidenza? Che queste ultime hanno il grande vantaggio dalla loro del fatto che tutti partecipano, o meglio, potenzialmente tutti partecipano, visti i chiari di luna di cui si parlava all'inizio. Mentre è evidente che nella democrazia partecipativa deliberativa questo non è possibile, cioè possono partecipare solo di volta in volta un numero ristretto di persone. A mio avviso si può parlare a buon titolo di una, diciamo, visione quantità versus qualità. Cosa intendo? Dalla parte delle pratiche, della pratica della democrazia elettiva e diretta referendaria, c'è senz'altro la forza del numero, cioè quel tutti, cioè la forza del suffragio universale. Ciò dove è carente, casomai, è un po' un concetto della qualità. Cosa vuol dire la qualità? Nel senso che questa espressione a cui tutti hanno il diritto sancito, cioè il voto, può, come dicevo prima, non essere preceduta da un'adeguata, diciamo, informazione, cioè spesso noi ci lamentiamo o comunque no, parliamo di il voto non consapevole, ad esempio. Di contro, la democrazia deliberativa ha da sé la parte della qualità, perché diciamo tutto il processo è all'insegna della formazione di un'informazione bilanciata, cioè dello sviluppo di una consapevolezza, ma non ha dalla sua parte appunto la quantità, perché le è impossibile coinvolgere tutti, cioè il suffragio universale nella democrazia deliberativa non vale. Per inciso, questo è anche il motivo per cui unire queste pratiche di democrazia e in particolare, diciamo, unire la democrazia diretta, quindi ad esempio l'espressione referendaria, al termine di un processo deliberativo è, a mio avviso, a nostro avviso, cosa buona e giusta, con un paio di accortezze che ora non mi dilungo, non c'è tempo, però diciamo è una cosa buona perché si va ad unire appunto le due potenzialità che portano gli strumenti, da una parte la qualità, dall'altra la quantità. E questo anche per far sì che, tornando all'ottica del rischio di prima, no, dell'esperimento sociale, i processi deliberativi non rimangano un'isola, no, nel mare della democrazia, ma in qualche modo rientrino in quello che possiamo definire un ecosistema democratico composto, no, da tutte le forme di democrazia, quanto più possibile dinamico e interconnesso. Quindi, se è appurato che non possono partecipare tutti i cittadini, la domanda è chi partecipa? E qui ci sono due scuole di pensiero sostanzialmente. La prima ritiene che a partecipare ai processi partecipativi e deliberativi debbano essere coloro che in qualche modo si autocandidano. Quindi la risposta è l'autocandidatura, l'autoselezione, quindi la partecipazione libera e volontaria. L'altra scuola di pensiero è invece quella che ritiene che debba avvenire per una selezione, in particolare per una selezione tramite campionamento casuale e statistico, in altre parole un sorteggio statistico.
Allora, la mia associazione fa parte di questa seconda scuola, provo nei pochi minuti che mi sono rimasti a spiegare perché. Ovviamente a primo impatto pare non scontato che sia giusto che partecipi chi vuole partecipare. Ma io voglio partecipare perché no, deve partecipare quell'altro che magari non gli interessa niente. È vero, a primo impatto sembra una cosa giusta, ma la prassi e gli studi, ormai di decenni, dimostrano che in realtà questo sistema produce delle distorsioni. La prima e principale, probabilmente l'unica che poi però ne produce altre, è banalmente il fatto che così facendo a partecipare sono sempre i soliti, quelli che la letteratura definisce gli usual suspects, cioè i soliti noti. E questo non vuol dire che partecipano sempre Mario, Anna, Francesca, cioè le stesse persone, poi magari in comunità piccole succede davvero questo, ma anche in termini di categorie, cioè partecipano sempre le stesse categorie di persone, persone maggiormente interessate al tema, con maggiori interessi magari in gioco, più propense perché magari hanno anche risorse Il tempo economiche, libero. di tempo, no, necessarie a partecipare. E questa cosa, diciamo, impatta in modo rilevante sulla diversità e quindi la qualità di qui sopra dei processi partecipativi e deliberativi. Quindi, se la partecipazione deliberativa, non può coinvolgere tutti, diciamo noi, almeno che cerchi di perseguire due concetti fondamentali, che sono la rappresentatività, che è cosa diversa dalla rappresentanza, spesso si confondono, e l'inclusività. Allora, perché il sorteggio statistico garantisce questi due concetti? Innanzitutto ci tengo a dire che quando parlo di sorteggio statistico parlo di una selezione che, se fatta accuratamente, avviene in tre step. Un sorteggio ampio, la prima vice sindaca parlava di 10.000 lettere che sono state inviate qui a Firenze, infatti generalmente questi sono i numeri. Quindi un sorteggio ampio. Segue un'autoselezione, cioè tra quei 10.000 che hanno ricevuto un invito, le persone devono dire sì, partecipo, e questo è imprescindibile perché nessuno può essere forzato a partecipare. Tra coloro che hanno detto sì, terza fase, sorteggio statistico. Dunque, perché il sorteggio di per sé è uno strumento che garantisce l'equità, nel senso che tutti hanno, diciamo, quella che Montesquieu definiva la ragionevole certezza di servire la patria, nel senso che non guarda in faccia a nessuno, è uno strumento cieco, quindi tutti possono essere egualmente presi. Ma soprattutto garantisce l'inclusività individuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che tante persone che diversamente mai avrebbero partecipato possono essere invece chiamate a partecipare. Questo perché? Perché questi famosi 10.000 inviti che vengono inviati sono inviti diretti, nominali e quindi personali. Non è una chiamata, diciamo, alla partecipazione generica, è impersonale, no? Che su tante persone non può far presa. In altre parole, ricevere una lettera col mio nome che chiama me sembra voler dire proprio sì, vogliamo te, no? I want you, come nella guerra. E questo responsabilizza molto e incentiva molte persone, individui, appunto, che diversamente non avrebbero partecipato. Quindi è il sorteggio puro in questo caso che consente l'inclusività individuale. Cosa fa l'ultimo sorteggio, che è uno sorteggio statistico? Consente l'altro elemento, la rappresentatività, perché nel momento in cui tu vai a far sì, a comporre il campione finale in base a dei criteri socio-statistici, demografici, tu fai sì che in qualche modo questo campione finale rappresenti quanto più possibile la società di appartenenza, quelli che in inglese definiscono il mini public, no? Il mini pubblico, una società in scala. Quindi la rappresentatività, la fotografia della società. Ma questo non è un valore in sé, no? Qualcuno potrebbe dire, ma perché? Perché questo consente un altro tipo di inclusività, non questa volta individuale, ma l'inclusività delle categorie, cioè di categorie, di Di punto di vista. persone, di punti di vista, e Sì, più che categorie. categorie economiche, No, usualmente. sì, più che economiche, categorie di Categorie di persone appartenenza. che, esatto, diversamente, anche qui si torna, non sono rappresentate, non sono rappresentate anche appunto, spesso e volentieri, negli organi elettivi. Quindi, ovviamente, non è che il sorteggio statistico sia la panacea nel senso che garantisce che il campione sia totalmente rappresentativo, ma no? Questo è impossibile perché con campioni e con gruppi di cittadini che vanno dai 30 ai 200 massimo, no? A seconda del livello locale o nazionale, è ovvio che tu non puoi rappresentare la totalità di una popolazione, però risultano essere
più rappresentativi, no, di assemblee o luoghi selezionati in altro modo, che sia per elezione o per autoselezione. E concludo. L'invito quindi che faccio alle amministrazioni è quello di dedicare tempo e risorse nella partecipazione deliberativa, in particolare nella partecipazione deliberativa, diciamo, che si fonda sulla partecipazione di gruppi di cittadini selezionati, con campo casuale statistico, negli ultimi anni hanno assunto tanti nomi, assemblee cittadine, giurie cittadine, convenzioni cittadine, a seconda del paese e del luogo, e diciamo appunto di porsi in questa... In questo modo non soltanto di puro ascolto, ma di una vera e propria collaborazione attiva con la cittadinanza. Grazie. Oh, grazie.